L'obiettivo di questa iniziativa e di questo progetto è quello di tramandare, di ricordare quello stile di vita che tanto bene ha fatto a chi ci ha preceduto negli anni. Pensando alla cucina delle nostre nonne, delle nostre mamme, che già al loro tempo, senza tanta cultura, conoscevano metodi e metodologie di sana e corretta alimentazione, pur non avendo le tecniche di cotture a bassa temperatura, pur non avendo a disposizione la catena del freddo, sapevano cuocere a bassa temperatura anche, come si diceva in gergo tradizionale, nella rola de casa, del fuoco, del camino di famiglia. Oppure, se pensiamo alla conservazione di un piatto simbolo della nostra tradizione culinaria, quale era l'ampignata, pensate la conoscenza che avevano queste persone. Questa opera, che è nata da un'idea di Sandro Pazzaglia, che mi ha comunicato durante uno dei suoi eventi, dice: "Ma io ho tante ricette della tradizione marchigiana, della Valle dell'Aso, ho paura che queste vadano perse. Cosa ne diresti di metterle giù, farne un libro, magari con un commento anche più tecnico?" E io ho subito abbracciato questa proposta con entusiasmo. In questo libro abbiamo approfondito queste ricette con quello che è un commento dal punto di vista nutrizionale. Ho utilizzato un software dedicato per poter calcolare le calorie e la composizione di queste antiche ricette. Meteda è una software house medica che tratta diversi argomenti nell'ambito medico e sanitario ed in particolare in questo caso tratta di alimentazione. Metadieta è un software professionale che aiuta i nutrizionisti, i biologi, i nutrizionisti, i dietologi a realizzare al meglio la loro dieta. Il sistema quindi mette insieme alimenti, immagini degli alimenti. Questo perché quando un nutrizionista prescrive una dieta deve dire l'alimento come è composto e l'insieme degli alimenti, cioè la dieta, quante proteine contiene, quanti lipidi contiene e così via. E noi abbiamo fatto anche un'attività divulgativa con un vocabolario alimentare che non è altro che una lista di alimenti nella quale io posso scegliere e vedere la composizione, in questo caso non c'è la pasta. Ma contemporaneamente, scorrendo, posso vedere come la composizione cambia in funzione della quantità. Quando il professor Petrelli mi ha contattato per partecipare alla realizzazione di questo libro, io sono stato molto contento perché è il concetto della sintesi dalla buona ricetta della tradizione della nonna alla composizione di questa ricetta, in modo tale che, oltre ad essere buona, si possa capire quanta se ne può mangiare, se la composizione è corretta, se la quantità di fibra è giusta e quindi dare una valenza anche clinica a delle buone ricette storiche e della famiglia. In questo libro troverete una parte con la descrizione della ricetta per la sua esecuzione, chiaramente gli ingredienti, un accenno anche storico su quale momento dell'anno o della giornata, visto che abbiamo voluto risottolineare la stagionalità degli alimenti, la stagionalità di queste antiche ricette. Dobbiamo riscoprire la stagionalità dei prodotti. Questo grande patrimonio è un dono che vogliamo fare alle generazioni future affinché possano capire che attraverso una sana e corretta alimentazione, nei tempi, nei modi e nelle quantità, procura tanto benessere.
Abbiamo sposato con piacere la causa del libro sulle antiche ricette di Alessandro Pazzaglia e Massimiliano Petrelli, perché riscoprire le tradizioni nelle antiche ricette è fondamentale per crearne di nuove e dare gli input anche a un nuovo modo di mangiare che ritorni un po' alla riscoperta della materia prima, ai grani antichi, piuttosto che a tutto quello che oggi riguarda la territorialità, che è stata un po' persa. Invece noi abbiamo la fortuna di avere produttori, microproduttori, che con amore e con passione tutti i giorni si spendono per darci delle materie prime eccellenti. Il Didacus nasce con un progetto ambizioso, quello di far rivivere il centro storico anche grazie a una peculiarità che è quella della ristorazione, che è quella che noi amiamo di più, con una particolarità che è quella di dare un connubio alla pizzeria e al ristorante, mettendoli allo stesso livello, lavorando soprattutto sulle preparazioni e sulle materie prime, rispettandole ma cercando di renderle innovative. Con grande piacere abbiamo aderito alla possibilità di collaborare ad un progetto editoriale incentrato sulle antiche ricette marchigiane, condividendo pienamente una sensibilità volta al recupero, alla tutela e quindi anche alla possibilità di tramandare un patrimonio straordinario che è fatto di ricette ma che parla di cultura, di tradizioni dei luoghi. D'altra parte anche la nostra stessa identità aziendale, i nostri prodotti sono strettamente connessi con la cultura e la tradizione dei luoghi. In 150 anni abbiamo continuato a investire in questo lembo, le pendici dei Monti Sibillini, da quando il bisnonno Girolamo Varnelli, proprio dalle erbe locali e dalle difficoltà dei pastori che lungo la transumanza rischiavano di ammalarsi, trasse l'ispirazione per il primo prodotto, l'amaro Sibilla, un rimedio medicamentoso che poi nel tempo è diventato digestivo da fine pasto, che ora diventa ingrediente per i cocktail. L'azienda poi nel tempo è andata avanti, pensiamo al Varnelli, anice secco speciale, che il nonno Antonio e il nostro papà Girolamo pensarono agli inizi del Novecento come versione raffinata di un prodotto strettamente connesso con le abitudini locali, il Mistrà, un prodotto che ha le caratteristiche per essere anch'esso momento della convivialità come fine pasto, quella del caffè corretto. Questo a conferma di come l'intera nostra gamma da sempre sia ambasciatrice di qualcosa che va oltre la nostra arte erboristica e licoristica, qualcosa che sa di territorio, di consuetudini, di costumi italiani che il mondo sa apprezzare. Il territorio è composto da tante cose, sia da chi produce, ma anche da coloro che ricercano delle ricette o delle cose perdute nel tempo. La ricotta si lavora ancora come una volta, quindi si estrae pezzo pezzo, cestino per cestino. Parliamo di nodini, parliamo di burrate, tutte le caciotte vengono fatte sempre estratte a mano perché si parla di grandezza. Abbiamo 200-220 persone, ma in effetti si lavora quasi in toto, in manualità. Sabelli produce con latte del territorio, quindi noi conviviamo con coloro che ci danno la materia prima, che sono i nostri contadini, che sono fedeli all'azienda e al signor Archimede Sabelli, il quale ha fondato questa azienda e ha fatto crescere negli anni 50 tutti quanti loro. Io ho aderito a questo progetto editoriale per far risaltare i nostri prodotti che sono rimasti sconosciuti, perché le Marche, Ascoli, sì e no ci conoscono. Però con queste ricerche sono certo che ci farà onore e qualcheduno riconoscerà che ancora le Marche è un luogo da scoprire, meraviglioso. Siamo a Montelpoli in Val d'Aso,
in mezzo a un bellissimo frutteto di pesche. Oggi qui stiamo raccogliendo un prodotto che ha dell'incredibile, è molto profumato, molto intenso. Stiamo raccogliendo la pesca per cocca, una varietà che poi verrà messa all'interno del nostro vaso Mormioli per le pesche sciroppate. La mia azienda infatti produce frutta, ma fa anche trasformazione in frutta sciroppata, in confettura e da pochi anni a questa parte del macinato di frutta. Abbiamo circa 15 ettari di frutteti, iniziamo con delle ciliegie per arrivare poi a pesche, albicocche, mele e quant'altro. Cerchiamo di fare una coltivazione a basso abbattimento ambientale, che significa irrorare il meno possibile le piante con prodotti chimici, perché la pianta stessa si auto difende, e soprattutto cerchiamo di raccogliere il prodotto tutti i giorni. In questa maniera non stressiamo troppo la pianta e cerchiamo di raccogliere il prodotto sempre alla stessa maturazione, arrivando alla maturazione vera, quindi senti più sapore, più profumi. Ho sposato questo progetto perché giustamente è un modo per promuovere il territorio e tutto quello che riguarda il mondo del cibo e quello che noi facciamo tutti i giorni. Qui si parla di tradizioni, quindi parliamo di cucina, parliamo di profumi, che giustamente chi legge poi ne potrà anche un attimino immaginare e prendere atto. E quindi lasciare un libro, lasciare un qualcosa di scritto, secondo me è molto importante e fondamentale. Sono Claudio della Eden Tartufi. Insieme alla mia famiglia abbiamo questa coltivazione di Tartufo Melano Sporum Vit, tartufo nero pregiato. Siamo situati nell'Appennino marchigiano, nelle vicinanze di Camerino. Tanti anni fa, nel 1967, nostro padre mise a dimora queste piante di querce e carpino e noi abbiamo rinnovato negli anni a venire gli impianti, avendo una bella produzione come quantità e come prodotto che esportiamo in tutta Europa e un po' anche in America, un po' anche in Giappone. Abbiamo un bel mercato. Siamo molto lieti di partecipare a questa iniziativa editoriale promossa da Alessandro Pazzaglia, un amico, e insieme a altri produttori di prodotti di eccellenza del territorio marchigiano, per far conoscere non solo i prodotti ma anche i nostri territori, la nostra gente, le nostre usanze, le nostre tradizioni, i sapori e tutto quello che possiamo offrire da questi posti che per me sono paradiso. La mission e gli obiettivi di questo progetto, oltre che tramandare le nostre antiche ricette, grande patrimonio della nostra cultura culinaria del territorio, vuole essere un messaggio alle giovani generazioni che fa fondamento della tradizione e della cultura contadina, che si basava soprattutto sui prodotti ovviamente del territorio. Vorrei ricordare tra tutti l'olio extravergine di oliva, che oltre a essere un nutriente è quasi un farmaco, infatti adesso viene anche definito nutraceutico, così come tanti altri prodotti. La pasta, che ormai è stata demonizzata, in realtà è veramente alla base della nostra cucina tradizionale. Una pasta fatta con cereali, possibilmente della zona, possibilmente integrali, con una lavorazione semplice come poteva essere quella casalinga. Ed ecco che anche qui, oltre al sapore, anche la qualità nutrizionale dell'alimento si esalta. Era da molto tempo che cercavamo di inserire nella nostra gamma di prodotti una pasta integrale. Frutto di una ricerca di circa 10 anni per questa nuova varietà di grano, la pasta integrale all'uovo neno è una varietà prodotta a livello locale a chilometri zero, quindi possiamo assicurare la filiera corta sotto l'aspetto del grano, del mulino che la lavora e delle uova
che vengono usate per realizzare Neno. Abbiamo dedicato la nostra esperienza soprattutto nel proporre un prodotto innovativo e tutte le caratteristiche che oggi si possono pretendere da un prodotto integrale noi le abbiamo racchiuso in questo formato. Noi come produttori di pasta siamo orgogliosi di partecipare a questo progetto editoriale dove si rimettono in luce ricette della vecchia tradizione, riportare un po' le nuove generazioni a quello che è il benessere nel piatto. Un po' come cantava Pierangelo Bertoli, con un piede nel passato e lo sguardo dritto aperto nel futuro. La filosofia che ha sempre guidato la nostra compagine è quella di offrire un prodotto che noi chiamiamo zero scarti, un prodotto che sia tutto da mangiare. Significa che cerchiamo di portare nei punti vendita che acquistano i nostri prodotti solo la parte che si mangia del prodotto. Inutile quindi trasportare, refrigerare e poi dover gettare in discarica il prodotto che il consumatore non può mangiare. Riusciamo a produrre cime di rapa, cavolo nero e broccoli e tutte le brassiche del nostro assortimento per 12 mesi l'anno. Inizialmente la nostra azienda produceva solamente nelle Marche, ora per motivi di ampliamento della produzione, per dividere i rischi del clima che in diverse parti d'Italia ha influenze chiaramente diverse, ci siamo spostati in altri territori del sud Italia. Le Marche però restano il cuore comunque della nostra azienda. Riteniamo questo progetto uno strumento di comunicazione molto importante che può diffondere nel territorio italiano e probabilmente anche oltre quella che è la cultura alimentare di questa regione e soprattutto valorizzare il nostro territorio. La nostra è un'azienda che produce olivi da diverse generazioni, ben 4 generazioni, e dalle olive cerchiamo di estrarre più prodotti possibili. Primo fra tutti è l'olio extravergine di oliva. Si parte da un olio più dolce, più delicato, fino ad arrivare a degli oli più intensi. Siamo produttori anche di altri prodotti, come oli aromatizzati, le olive ascolane del Piceno DOP, patè di olive e tantissimi altri condimenti. Abbinata alla produzione di oliva abbiamo anche un impianto di trasformazione con diverse tipologie di impianti. Tradizionale l'antico sistema per pressione e un nuovo sistema più moderno per centrifugazione dove otterremo degli oli più profumati, qualitativamente superiori perché più ricchi di sostanze antiossidanti. Anche la cucina è un'arte, noi siamo molto legati all'arte, siamo molto legati al territorio, tant'è vero che con i vecchi fiscoli delle presse abbiamo realizzato con artisti locali dei bellissimi quadri, delle sculture e quindi legati soprattutto alla nostra tradizione. Per questo siamo diventati partner proprio di questo libro di Pazzaglia, perché si ritorna alla vecchia cucina, alla vecchia arte del territorio. Ho costruito un'azienda agricola perché nelle Marche? Perché nelle Marche c'è ancora tutt'oggi l'aria giusta dai Balcani per poter fare orticole, acqua, autostrada vicina diciamo a tutta la costa. Abbiamo investito tanto nell'innovazione. Abbiamo costruito un fotovoltaico sopra i tetti del capannone per poter fare energia elettrica. Biogas per eliminare lo scarto dell'ortofrutta in modo che si mette in moto un motore che fa energia elettrica. Un impianto di irrigazioni a basso consumo di acqua.
mio sogno era quello di avere un'azienda a fianco all'azienda agricola dove si poteva consumare il prodotto, un residence, un albergo, dove ho cercato di esporre la filiera, dalla produzione, trasformazione alla tradizione del mangiare, dove ho imposto le verdure, dove siamo qui in questo ambiente oggi, c'è ristorazione, la spa, quattro piscine, per cercare di fare anche qualcosa sempre di innovativo. Ho aderito a questo progetto del libro di Alessandro Pazzaglia perché si riesce a far capire la produzione delle Marche con la tradizione del mangiare. E io, siccome che ho tutta la filiera in mano, dalla produzione alla ristorazione, ho cercato di spingere il prodotto locale per poterlo portare anche nella ristorazione. Moncaro è un'azienda cooperativa che opera da più di 50 anni nella regione Marche su tre aree di produzione, quella del Verdicchio dei Castelli di Jesi, nell'area del Conero e nell'area del Piceno Superiore. L'azienda produce tutti i vini più importanti della regione Marche, dal Verdicchio nelle sue diverse tipologie. Poi abbiamo il Conero nella tipologia normale, la tipologia riserva, oltre al Piceno Superiore, il Pecorino e la Passerina. Moncaro ha fatto della qualità la sua ragion d'essere attraverso un ferreo progetto di rintracciabilità e di gestione del vigneto applicando le tecniche di produzione a basso impatto ambientale e biologico. Moncaro ha aderito con piacere al sostegno di questo progetto per la riscoperta delle antiche ricette della tradizione marchigiana, perché come il cibo è cultura e quindi è rappresentativo appunto delle tradizioni, della cultura, degli usi e delle abitudini dei nostri nonni, anche il vino è un prodotto della terra che esprime il saper fare di chi lo produce. Rispetto ad una omologazione del cibo o del vino, che Moncaro vuole riscoprire l'autenticità delle proprie produzioni e la tradizione per cercare di recuperare anche i gusti nei vini più tipici delle proprie produzioni. Il consorzio Covalm, il consorzio ortofrutticolo Valli delle Marche, è un consorzio tra produttori che si è costituito nell'anno 2004 tra alcuni imprenditori delle province di Ancona e Macerata. Nel corso di questi 14 anni il consorzio è andato via via crescendo, passando dalla fase della semplice produzione di prodotti orticoli a quello della trasformazione. Oggi i soci sono 487 che sono dislocati in tutta la regione Marche e anche nella vicina Umbria, nell'Emilia Romagna e fino addirittura in Puglia. Oggi il consorzio trasforma tutta una serie di prodotti di produzione agricole locali, dal pisello al fagiolo, fagiolino, al pomodoro, a ingredienti per il minestrone, spinacio e altri prodotti in foglia e aromi. La nostra linea di produzione, di vendita, di commercializzazione si chiama I Freschi di Campo. È una linea di prodotti che noi forniamo alle grandi catene di distribuzione e anche ai catering. Teniamo a dire che tutte le produzioni dei nostri soci sono produzioni a lotta integrata o a lotta biologica. Siamo stati veramente interessati a questa iniziativa, di questa pubblicazione sulle antiche ricette, anche perché i nostri prodotti sono prodotti locali, prodotti tradizionali, prodotti del territorio, per cui crediamo che le nostre produzioni non abbiano nulla da invidiare alle migliori qualità che esistono al mondo. Siamo un salumificio con una storia abbastanza lunga, tra i 40 e i 50 anni che facciamo salumi in maniera organizzata.
Il fattore determinante è quello di avere una filiera molto veloce che determina anche la qualità. Nel raggio di 100 km troviamo tutte quelle che sono le materie prime a noi necessarie. Partendo dai prodotti freschi per la distribuzione giornaliera, passiamo a quelli che sono i prodotti stagionati. Dal prosciutto fino al salamino siamo in grado di soddisfare qualsiasi tipologia di prodotto. Ma la nostra specializzazione è la lonza stagionata di maiale. Siamo all'interno della grotta aziendale, dove il prodotto già stagionato e pronto alla vendita viene ulteriormente affinato. Possiamo vedere l'alloro, che dà un senso olfattivo superiore. Poi il tufo, che a contatto con la terra rilascia la giusta umidità. Quella muffetta, diciamo, in più, fondamentale per poter arrivare ad una eccellente stagionatura del prodotto. Questo progetto editoriale ha avuto un inizio veramente eccellente. Il nostro auspicio, quindi, è che possa avere una divulgazione a livello nazionale e soprattutto internazionale, vista la sua capacità comunicativa con due lingue all'interno del volume. È una sfida che può portare all'evoluzione del sistema territorio. La storia del Mulino Marzetti inizia nel 1930 in un piccolo paesino della provincia di Fermo per opera di mio nonno, Francesco Marzetti, che dopo qualche anno di praticantato presso un altro mulino inizia questa bellissima attività. Successivamente nel 1956 l'attività venne trasferita e ampliata dal fondatore nell'attuale sede di Potenza Picena. L'avvento in azienda di mio padre Costantino è coinciso con il boom economico degli anni 50. Ma lui stesso ha voluto sempre mantenere all'interno dell'azienda un occhio rivolto alla tradizione. Quindi ha mantenuto le macine in pietra con cui ancora oggi vengono realizzate le nostre migliori farine e semole, integrali e semi-integrali. Proprio con queste farine di grani antichi vengono realizzate varie tipologie di pasta. Le nostre macine in pietra di pura selce francese girano a bassissima velocità e quindi non riscaldano il prodotto, facendo sì che le proprietà organolettiche vengano mantenute. Fondamentale per il Mulino Marzetti è la creazione della filiera di agricoltori locali che ci permetta di tracciare tutte le fasi dalla coltivazione alla realizzazione del prodotto finito. Questo per garantire che tutti i nostri prodotti provengano realmente dal nostro territorio. Abbiamo deciso di aderire a questo meraviglioso progetto editoriale perché la ricerca delle ricette antiche, dimenticate, è un po' quello che il Mulino Marzetti sta cercando di fare, cioè continuare a proporre delle farine, delle semole che venivano utilizzate un tempo e che si stavano quasi dimenticando. Dice un filosofo: se ci sediamo a tavola in modo agitato, ogni boccone è avvelenato, perché molto è importante come lo ingeriamo, perché se ci sediamo a tavola la convivialità deve essere il metodo fondamentale dello stare insieme. Nel momento in cui si mangia si deve stare sereni, perché quel cibo, anche se come era nel passato di qualità modesta dal punto di vista, no, perché oggi parliamo di grandi cucine, ma voglio dire, anche prima le nostre mamme, le vergare, sapevano mettere in piedi delle ricette stupende, ma è come noi andremo a posizionarci a tavola e degusteremo quel piatto che ci viene presentato. Concludo ricordando che su internet ce ne sono mille di piramidi alimentari che illustrano la dieta mediterranea.
quella convalidata dalla Società Mondiale della Sanità è una sola, e alla base di quella piramide, oltre all'attività fisica, viene riportata proprio la convivialità, mangiare insieme i piatti della tradizione. Speriamo con questa opera di aiutarvi a riscoprire questi piatti.